Vi dico solo che con questo video noi andremo a debellare una delle più grandi lobby presenti nel mondo del PC, la lobby della pasta termica. No, dai, scherzi a parte, sono convinto che dopo aver guardato questo video, pochi di voi continueranno ad acquistare la pasta termica e compreranno effettivamente il Thermal Grizzly Cryosheet, il pad in grafene che può andare benissimo sia su schede video sia su CPU. E adesso vi spiego il perché. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e prima di buttarci nel vero e proprio fulcro del video, vi informo che nei prossimi giorni ci saranno tre recensioni sponsorizzate in ordine da Be Quiet, poi EK Waterblock che mi ha mandato un bel dissipatore liquido e un'altra sponsorizzata da Cooler Master, e quella sarà molto particolare, per cui rimanete sul canale, mi raccomando, mi piace, iscrizione e accendete la campanella per non perdere nemmeno un video. E ancora, prima di andare al vivo del video, c'è lo sponsor che dura circa 40 secondi e se volete potete saltarlo, ma io vi consiglio di non farlo. Stanchi di questa scritta? WhoKeys è il sito dal quale acquistare le chiavi dei vostri videogiochi e soprattutto chiavi ufficiali per Windows 10, che ovviamente sono upgradabili a Windows 11. Basta cliccare sul prodotto che vi interessa, continuare su Acquista ora e non dimenticate di inserire il codice sconto WKG per un 25% di sconto su un prezzo già molto conveniente. Dopo aver scelto il metodo di pagamento a voi più congeniale, basta andare nel vostro centro utenti per vedere che l'ordine è già stato erogato. E se invece volete direttamente una chiave di Windows 11, il procedimento è lo stesso. Cliccate sull'icona corrispondente, andate su Acquista ora, inserite ancora una volta il codice sconto WKPG per un 25% di sconto e voilà, il gioco è fatto. Per l'attivazione basta scrivere attivazione nella barra di ricerca di Windows, inserire la chiave che vi è arrivata nel vostro centro utenti e il gioco è fatto. WhoKeys, tutti i link in descrizione. Come detto all'inizio del video, oggi andremo a parlare di nuovo del Thermal Grizzly Cryosheet, il pad in grafene che promette di avere delle prestazioni simili, se non migliori, rispetto a quelle della pasta termica. Se non avete visto il video in cui l'ho provato sul mio processore, ve lo lascio qui da qualche parte così che possiate guardarlo, ma oggi andiamo di nuovo a parlare di questo pad che appunto non è qui nella sua piccola confezione, bensì è all'interno del PC messo sulla mia RTX 3080. Per quanto riguarda le misure, io questa volta ho preso un 29 mm x 25 mm. C'è comunque la tabella descrittiva per quanto riguarda tutte le misure per tutti i prodotti disponibili che trovate tranquillamente in descrizione. Ho fatto dei test pre e post pad. La temperatura della stanza prima di mettere il pad era 9 gradi. Come potete vedere dalle immagini, ho aperto la scheda video. Il procedimento, dato che questa è una scheda che io conosco, so aprire molto bene, è durato in totale una decina di minuti. E nel frattempo che ho cambiato la pasta termica e ho messo il pad, la temperatura della stanza, grazie alle luci da studio, si è riscaldata di circa 3 gradi. Quindi eravamo circa 11 gradi e mezzo, 12 gradi quando i secondi test sono stati fatti. La cosa interessante per quanto riguarda il posizionamento del pad sulla GPU è che fondamentalmente non ci sono state differenze in temperatura per quanto riguarda il core della GPU, se non che avevo dimenticato la scheda video overclockata. Dato che volevo spingerla al massimo delle proprie prestazioni e farle outputtare il maggior calore possibile, negli ultimi test, credo su Starfield, avevo overclockato il chip grafico di 130 MHz sul core, senza andare a toccare le memorie, perché appunto questo è un test che doveva essere improntato soltanto sul calore della GPU. Purtroppo sono vecchio, lo ammetto, e ho dimenticato l'overclock una volta riavviato il PC. Il problema è che le temperature erano pressoché identiche con l'overclock. Quindi significa che con la pasta termica senza overclock c'erano queste temperature e con il pad termico con l'overclock c'erano queste temperature. E credetemi, sono rimasto effettivamente molto molto sbalordito. Come ho detto all'inizio del video, se voi volete acquistare questo pad termico, sono certo che poi non tornerete più indietro, perché le prestazioni sono effettivamente le stesse, se non migliori, rispetto alla pasta termica. Perché dovreste acquistare un pad termico per la scheda video? Come ho già detto nel video precedente, la pasta termica sporca, la pasta termica dopo un po' finisce e circa ogni 2 anni e mezzo dovete cambiarla perché si indurisce e la conduttività termica viene inficiata dall'asciugarsi della pasta termica, appunto.
con il pad in grafene questa cosa non succede. Ora, quali sono i lati negativi di questo pad? Io ho riscontrato solamente tre piccoli difetti che potrebbero far storcere il naso a un eventuale acquirente. 1. Il pad in grafene è elettroconduttivo. Ciò significa che se sbagliate la misura e lo prendete un po' più grande di quello che vi serve, potreste friggere qualcosa. Quindi, come ho detto prima, c'è la tabella con tutte le misure in descrizione, andate a vederla. Un'altra cosa che mi ha fatto storcere il naso, ma questo è molto situazionale perché io ho montato il tutto su un Ice Wolf 2 di Alphacool, è che il pad, una volta messo sulla GPU, se il water block non è precisamente piano ed è leggermente inclinato, potrebbe muoversi. Io ho risolto il tutto semplicemente prendendo il water block e estendendolo al di fuori del tavolo, così che il tutto fosse appunto bello piano in pari, e sono riuscito a montare il tutto senza troppi problemi. La cosa più strana però che mi è successa è proprio questa qui. Come avete visto sicuramente dalle immagini, le temperature delle GDDR6X, quindi della memoria RAM della scheda video, erano più alte, di circa 20 gradi. Adesso questa cosa mi fa riflettere perché o il pad, che dovrebbe essere spesso 0.2 mm, non permette ai pad termici presenti sulle memorie RAM di fare bene contatto, ma è un problema facilmente risolvibile, basta acquistare dei pad un pochettino più spessi, oppure il fatto che sia estremamente preciso e non vada a creare quella specie, sapete, di culla che crea la pasta termica intorno alla GPU, permette al calore di viaggiare meglio attraverso il water block in alluminio e quindi di spandersi meglio verso le memorie RAM, e quindi permette loro di riscaldarsi di più. Questa è una cosa che devo un attimo approfondire, magari ci faremo un video, non lo so, vedremo un secondo. Ho già parlato in maniera più che esaustiva nel video precedente, quindi io vi consiglio davvero di andarlo a guardare per farvi un'idea migliore di questo prodotto. Basti pensare comunque che, ancora una volta, secondo la mia opinione, è pienamente promosso. Innanzitutto perché è un pad che voi mettete una volta su una scheda video, su un processore, su qualsiasi cosa voi vogliate, e poi non dovete più cambiarlo. Thermal Grizzly promette una durata di svariati anni per questo prodotto, non due anni e mezzo come per la pasta termica, quindi è indicato fondamentalmente per qualsiasi tipo di processore e per qualsiasi tipo di scheda video. Lo consiglio però specialmente per chi ha assemblato un custom loop a liquido, così che una volta che voi abbiate comprato, non lo so, la vostra bella 4090, la vostra bella 4080 o una prossima scheda video top di gamma, la lasciate lì senza il minimo problema con questo pad e non dobbiate più preoccuparvi di cambiare la pasta termica. Per quanto riguarda invece le memorie RAM, quello è un altro discorso. Dovete comunque aprire la scheda e magari cambiare i pad termici. Parlando di pad termici, io sulla scheda comunque ho utilizzato questi qui di Arctic, gli APT2560. So che non sono i migliori, ma fino ad ora non mi hanno, sapete, mai deluso per quanto riguarda le prestazioni. Magari in un prossimo video andremo a provare qualche prodotto un pochettino più di nicchia e un prodotto che magari ha una conduttività termica maggiore. In definitiva, il Cryo Sheet di Thermal Grizzly è in grado di competere con le paste termiche di fascia consumer? Decisamente. Io l'ho provato contro un'altra pasta termica di Thermal Grizzly e, beh, le prestazioni sono identiche se non migliori. Può competere con paste termiche che costano molto di più e vengono utilizzate per fare, non lo so, gare di overclock o comunque per battere record sull'internet? Questo è un altro discorso. Una pasta termica da competizione è decisamente migliore di qualsiasi altro thermal compound o thermal pad che voi potete comprare. Questo orsetto è sempre marchio di qualità, per cui ringraziamo il nostro signore e padrone ragionier Derbauer per aver fatto ancora una volta un centro miracoloso. E nulla, io non so che dire, sono decisamente stupito. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ancora una volta di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e rimanete sintonizzati perché nelle prossime settimane ci saranno dei bei cambiamenti anche per quanto riguarda la mia build personale. Finalmente ho la mia test bench super mega strafica, e qui vicino a me una volta la assembleremo assieme, vedremo cose davvero molto molto divertenti. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!